Lunedì 28 novembre. Faccio questa breve clip per dirvi che venerdì, sabato e domenica di questa settimana vado a Bruxelles con Francesco Zini. E quindi tutto il weekly vlog sarà racchiuso in quei 3 giorni, perché saranno i 3 giorni più interessanti della settimana. Saltiamo direttamente a venerdì. Siamo arrivati finalmente all'aeroporto e anche Francesco è arrivato qua. Ce l'abbiamo fatta. Let's go! Benvenuti in questa grigia e freddissima Bruxelles. No, non rende più da qui. Allora, il check-in è alle 3 di pomeriggio, quindi ci stiamo incamminando per andare a mangiare. E lungo la via abbiamo trovato questi semafori per le biciclette, con anche il dare precedenza per biciclette, piccolissimi. Cioè, spettacolo! Finalmente arrivati al ristorante. Questo è il menù delle bibite, mentre quello per il cibo è scritto là. Non ho idea di cosa sia scritto perché io non capisco il francese, ma ho visto passare un piatto e mi ispirava, probabilmente prenderò quella alla cieca, senza sapere cos'è. Ed ecco il piatto tipico che ho preso, questo stampo tola salsiccia, purè salsiccia, purè con i porri, e questo sughino che ora scoprirò di che cos'è. Comunque tutte le particolarità le trovate sul suo canale per quanto riguarda il cibo. Buon appetito! Buon appetito! Siamo usciti dal ristorante, molto buono, il primo pranzo è andato bene, secondo me era tutto ottimo, non siamo caduti nella tipica trappola del turista, almeno crediamo. Ora ci facciamo un bel giro del centro di Bruxelles. Centro di Bruxelles, decisamente meglio della periferia, ogni via ha il suo perché. È molto accesa già adesso e in più vedo ci sono un sacco di addobbi che secondo me con il buio della sera si accenderanno e diventerà ancora più magico e spettacolare. Adesso, dato che il Belgio è tipo la patria del cioccolato, comunque Bruxelles è molto molto famosa per il suo cioccolato, andremo alla ricerca della cioccolateria più buona di Bruxelles. No? Quanta roba. €4,75. 4 cioccolatini, quindi costano come l'oro. Sentiamo la bontà. Proviamo questo cioccolatino. Molto buono. Questo mi piace un botto. Il nostro giro di Bruxelles continua. Adesso visiteremo questa chiesa della Nostra Signora delle Vittorie. Così si chiama. Doppia porta. Sicuramente con il sole fuori rende di più, perché queste vetrate qui si illuminano tutte, mentre non illuminate dal dentro sono abbastanza grigie e cupe, quindi rende meno. Comunque il suo effetto lo fa. Cena, siamo in questo ristorante chiamato Chez Leon, veramente veramente figo. Con tutti questi addobbi, questa ambientazione veramente figa, piena di foto, scritte, i libri attaccati, perché Bruxelles è tipo la patria del fumetto. Sapevo che un piatto tipico era le cozze con le patate, non potevo non provarlo. Chissà se stanno bene Guardate, le insieme. succhi tutte. Come sono? Vai. Nel ritorno verso l'hotel abbiamo beccato uno spettacolo di musica e luci nella piazza principale. Molto figo, però. C'è due letti e nient'altro. Resta solo una cosa da fare. Testa e letto. Morbido. Sì. Ed eccoci qua, secondo giorno in questa grigia e fredda Bruxelles. Piccola tappa prima del museo dal bambino che piscia, che stranamente hanno vestito tipo da pastore, da prete, papa. Molto molto strano, però devo dire divertente. E me l'aspettavo più grande, è veramente piccino. Ed ora museo di Magritte. E forse anche quello delle belle arti. Vediamo quanto costa il biglietto e quanto tempo abbiamo.
5 euro di biglietto per studenti. Il fatto che facciano pagare il biglietto per studenti anche a coloro che non sono studenti qui a Bruxelles, ma nel Belgio e in tutto il mondo, è ottimo. Non ci hanno neanche chiesto il documento, si sono fidati, hanno visto dei ragazzi. 5 euro tutto il museo, super, super onesti. Ora, io ho gusti strani in fatto di arte, a volte ci sono opere super famose che non mi piacciono, che non mi dicono niente, perché a me l'opera d'arte mi deve trasmettere qualcosa, comunque dire qualcosa, e per esempio questa qui mi piace un sacco. Il fatto che si possa vedere da lontano come praticamente una faccia di un uomo stesa e da vicino con tutti i particolari, veramente interessante. Questo per ora è quello più bello di tutti, con la candela che invece di fare luce fa ombra sul volto, veramente spettacolare. Usciti dal museo, riparte adesso il futuro di Francesco, quindi riparte anche a me la sfida di stare lì dietro in quel che mangiamo, e abbiamo scelto, per muoverci più velocemente, di prendere questi, ok? Beh, direi che questi monopattini sono la svolta. Bisognava metterci più di 20 minuti per andare nel prossimo posto, con questi in 5 minuti ci saremo. E poi visitiamo molto meglio, più velocemente, Bruxelles, vediamo molte più cose. Ora però metto via il telefono, perché rischio di cadere. Ci stiamo dirigendo verso il Parlamento Europeo e lì c'è Francesco che fa jogging perché ha troppo freddo per camminare. Ok, ecco qua l'ingresso vero e proprio, direi che rende molto di più adesso, con quest'anello sopra, tutte queste immagini, e lì l'ingresso nel Parlamento Europeo. Camminando a caso verso una delle ultime tappe del futuro di Francesco, ci siamo imbattuti nella cattedrale. Siamo arrivati a Parigi, camminando, hai visto? Nella Notre Dame di Bruxelles. Guardate, bella, direi che ora una campatina dentro non ce la leva nessuno. Concludiamo questa giornata qui a Bruxelles, questo sabato sera, con l'hamburger più strano che voi abbiate mai visto. Un hamburger fatto di waffle. Let's go! Ecco qua il panino col waffle. Lo mangerò senza dirvi cosa ne penso, perché dovete andarlo a vedere nel video di Francesco. Ecco, si è già capito. Questo dice tutto. A domani. Ci vediamo, hotel. Non ci vedremo più, probabilmente per tutta la vita. Checkout fatto e adesso iniziamo l'ultimo giorno qui a Bruxelles. Biglietto fatto, 2,60 euro, e adesso andiamo a prenderci questa metro. Eccoci arrivati all'Atomium, che rappresenta l'atomo di ferro. È più grosso di quanto mi aspettassi, e adesso entriamo perché si può entrare in 4 di queste sfere. 5, la quinta è un ristorante. Francesca ha studiato quest'oggi. Ecco qua la vista dal lato più alto. La vista a ben 102 metri di altezza. Questo Atomium fu costruito nel 1958 per l'Expo che si tenne qui a Bruxelles, e sembra che appunto la struttura in ferro sia stata scelta appositamente per dimostrare l'avanzamento dell'industria del ferro di Bruxelles e del Lussemburgo. Ecco qua una riproduzione in miniatura di dove si trova l'Atomium. E questo qua è il palazzo, appunto, l'edificio che era stato costruito per contenere l'Expo. Appena usciti da questo Geomag gigante, considerazioni finali? Se pagate 8,50 euro come noi perché siete studenti, ci sta. Andate nel lato in cima, avrete tutto il punto panoramico che al suo per sé, le altre palle sembrano riempite a caso. Tranne una che ha la storia, le altre sembrano riempite a caso perché non avevano idee su cosa metterci. La Basilica di Sacro Cuore, probabilmente la basilica, la chiesa più grossa qui a Bruxelles. Bellissima. Bellissima, solo che da qui non si può entrare. Io ho tipo un freddo cane, non so se si nota. E adesso vediamo se c'è un altro ingresso di lato. Per fortuna a Bruxelles ci sono posti come questo con l'aria condizionata, per riscaldarsi un pochino, perché
fuori si gela. È stata una giornata pienissima di registrazioni. Io e Francesco stiamo correndo a prendere l'autobus che ci riporterà all'aeroporto, perché abbiamo concluso gli ultimi video in 20 minuti, però tutti sono stati portati a compimento, quindi ottimo. È stata una vacanza veramente improntata al cardio palma e ai video su YouTube. Quindi troverete un sacco di contenuti presso sul canale, sia per quanto riguarda il cibo sul suo canale e le challenge con le quali mi sono messa alla prova sul mio. Aspettatevi delle bombe. Ed ecco che risiamo all'aeroporto. Il viaggio youtubico sta per concludersi. Giusto il tempo di mangiare qualcosina prima di partire, dato che durante l'ora di cena saremo in viaggio. E poi ce ne torniamo in Italia. Come tutto è iniziato, sta finendo. Ciao Belgio, mi mancherai. Non mi mancherà il tuo freddo. Perciò i cassuoli. È finita. Che dire, è stato un piacere. La bellezza di utilizzare il telefono e registrare senza guanti, con la felpa, senza il giacchetto. Impagabile. Dai, sono stato bene. Sei stato un breve compagno di viaggio, mi hai tenuto testa per mangiare. Poi passate sul canale di Francesco, perché tutti i video che ha fatto sono tutti interessantissimi. Ci vediamo presto al prossimo bellissimo video. È stato un piacere, ragazzuoli. Arrivederci. Ciao ragazzi. Sempre quando partiamo con un video. Quando vuole finire. Un altro? Ok.